Nel deserto del Sahara, nel deserto di Sahara, mi sono perso, non ritrovo la strada di casa, non c'è nemmeno un po' d'acqua. Ho la gola secca! Ah! Devo riuscire a mangiare qualcosa! Non riesco nemmeno a colpire uno stupido coniglio! Cavolo, come sono finito male! Mi sembra di vedere qualcosa in lontananza! Sarà un'apparizione! Infatti, qui ci sono solo conigli e cose morte, tipo questi arcoscelli! Chi è che mi Tigrotto, chiama? Dove sei? Tigrotto! Chi mi chiama? Ehi tu, Tigrotto! Ah, ho di nuovo le allucinazioni! Dopo 30 giorni del deserto di Sahara! Di Sahara? Sembra che era di Sahara! Tigrotto, eccoti qua, Tigrotto! Oh! Mi sembra di vedere Valerio, quel mio caro amico! Apparizione, ti prego! Aiutami, Tigrotto, sto per morire! Sono io, Valerio! Tigrotto! Ehi, Tigrotto! Oh! Ma chi è? Che è successo? Dove sono? Tigrotto, sono io, Valerio! Com'è, non ti ricordi di me? Valerio? Ma il Valerio, il mio caro amico che... Sì! Ma scusami, sono ancora nel deserto di Sahara! Più o meno, nel senso... Ti ho visto, ero lì al villaggio, ho visto questa persona che era palesemente Tigrotto, devo dire che... Certo che sono Tigrotto, che ti credi? Ma scusami, ma perché sei qui nel deserto di Sahara? Ma allora non era un'allucinazione? Ho trovato la fine del deserto di Sahara, finalmente! Sono rimasto 30 giorni! Per quale motivo sei andato nel deserto di Sahara? È un deserto, non ci può essere nulla nel deserto! Lo sapevo! Il deserto di Sahara, pensavo che Sahara aveva messo un po' una piscina o un qualcosa, capisci? Ma non conosci Sahara, non puoi andare a casa sua senza permesso! E adesso lo so, cavolo, e tra poco arriva pure notte. Allora, prima di tutto, sai in quanti ti stavamo cercando? Ci hai fatto preoccupare un sacco. Ah sì? A chi? A me, a Gabby, a Giulia, a Naka. Puoi capire quanto ci siamo preoccupati? Era da un sacco che non ti vedevamo. Come hai fatto a finire in un deserto? Sì, vabbè, adesso mi puoi dare un po' d'acqua che sto morendo di sete, che non bevo da anni. Va bene, tieni un po' d'acqua. Finalmente. Acqua, dolce acqua, suppongo. Cavolo, sto morendo di... anche di fame stavo morendo. Sì, prego, prego, sono uno che ne sa io. Ok. Ora meglio? Sì, molto meglio, ma scusami, ma lì c'è un villaggio, andiamo un po' lì, dai. Magari rubiamo le cose ai villager. No, stanno già succedendo cose strane in questo villaggio, non iniziamo a metterci anche noi, ok? Ah sì? Ho visto un villager super furioso che correva. Sì, era molto spaventato. Ok, che sta succedendo? Vieni con me, ti faccio vedere direttamente. Vediamo. Guarda. No, non sono stato io. Cavolo, ma è tutto distrutto. Sì, quando sono arrivato qua mi hanno chiamato proprio per questo, perché trovavano animali scomparsi, coltivazioni distrutte e... ci sono degli scheletri che corrono velocissimi. Ma che cavolo è in questo posto? Che strano, vieni in casa con me, sennò abbiamo problemi. Sì, ma scusami, da quando sei diventato il Ghostbuster dei villager? Credi veramente esistono i fantasmi? Non lo so, però dico, sei diventato tipo il cacciatore di cose. Ti pagano per farlo. Ah sì, ma mi pagano tanti. Ti pare che io venivo qua senza motivo? No, signore. Sei sempre una vecchia volpe, va bene. Quindi, sai, non ho nulla da fare e ho deciso di aiutarti. Quindi sì, stavo investigando su questo posto. Ti va di dormire prima di iniziare a completare l'esplorazione? Sì, dai, dormiamo. Sono molto stanco dopo tutti quei giorni nel deserto di Sahara. Un giorno mi devi spiegare come ci sei arrivato nel deserto di Sahara. Magari domani mattina. Se non ci uccidono gli scheletri. Appa. Sì, ok. Che salvataggio. Okay. Bene. Va bene. Dormiamo qui per terra. Qui per terra, dai, sarà un bel viaggio. Ben svegliato, Valerio! Non mi svegliare così, io mi sveglio sempre con calma, con la mia bellissima tisana, offerta dai gentili signori. Non farlo mai più! Scusami, però non vedevo l'ora, perché oggi ti aiuterò nella tua missione, quello di cercare... Cosa stavamo cercando? Qualcuno che ha distrutto tutto il villaggio. Ah, giusto, l'assassino! Esatto. Ok, vai, devo cercare... È lui l'assassino? Ma guarda, può essere? Signore, lei l'assassino? Ah! No. Diciamo che potenzialmente potrebbe esserlo. Sì, decisamente. Proviamo ad ucciderlo con le mani? Non ho nemmeno una spada, cavolo. Scappa. Tu non hai una spada, scappa. Sei un cacciatore. No, ho delle bistecche, piccala con le bistecche. Ma che schifo di cacciatore sei? Non hai nemmeno una spada.
Sono un investigatore, non un cacciatore. E vabbè, stiamo là. Prima di tutto dobbiamo aspettare che questi mostri se ne vadano. Poi ti devo far vedere una cosa. Ok. Che ho scoperto, che ho trovato, che è molto 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 interessante e ci servirà a guardarlo. Ok, vediamolo adesso perché mi sono già rotto le scatole di questi mostri. Pensaci tu, Valerio, dai, caccia la spada, cavolo. Ok, sono fortissimo. Io non sono forte come prima, ho passato 30 giorni nel deserto di Sahara, sono stanco. Ok, allora, sì, verso di qua. Qua c'è sempre un po' di erba alta, non riesco a orientarmi. E infatti non si vedeva nulla, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... Aspetta, però giuro che era tra questa erba alta. Vieni, vieni con me, non ti perdere. Ok. Vieni qua. Sì. Oh, qua, sì. Oh. Qua, sotto di te. Ma che è qua? Ma c'è un buco. Qua c'è un buco, ma prima di questo in realtà avevo trovato un'altra cosa. Guarda, è un posto un po' normale, attento a quel creeper. Oh, attento, me lo dici adesso, cavolo. Porca paletta! Ma guarda qui! Ok, è proprio strano. Che cos'è quella cosa secondo te? Ma che cavolo è questo posto? Cos'è? È tutto... cioè, Netherrack. Sembra... molto spaventoso, devo dire. Un po' inquietante. Ma è tipo un portale questo coso. È un portale, dici? A me sembra... un posto per dei riti, una cosa del genere. Anche questo è vero. Magari può essere collegato con quello che sto cercando. Ok, fammi vedere un po' quell'altra cosa. Ecco, l'altra cosa era... questo è stato molto interessante. Guarda, vieni qua. Questa chest. Nessun villager dice di averla toccata. Dice che da un giorno all'altro ci sono queste cose. Ma che cos'è questo diamante? È tutto viola. Sbarlucci cosa, di così. Esatto, vedi come... è incredibile. No, mi dispiace. Ah, molto bello, vabbè, lo tengo io. Vediamo che come... dice... ma questo libro l'hai scritto tu? Ti ho detto, i villager l'hanno trovato così da portale. Basta, solo portale. In esatto. Due pagine ho scritto portale. Ah, ho capito, dai. Ma è ovvio, no? Io ho visto tutto Detective Conan, quindi so cosa fare. Praticamente dobbiamo buttare questo nel portale, mi sembra ovvio. Ma io non ho capito nulla, scusami, com'è possibile? Quel coso che ti ho detto che è una cosa per i riti, è un portale, te lo dico io. Io ho studiato portalologia, quindi... Portalologia, sì, ok. Vedi, vuoi vedere che funziona? Ma ti dico, è una cosa per i riti, non è un portale. Vediamo, uno, due, tre. Vuoi vedere? Aia! E c'è un tipo che ha scritto... Herobrine, hai letto che è uscito in chat? No, è uscito solo a te, penso. Ah no? Come? Solo a me? Perché sei tu che hai pensato la cosa. Ma aia, quel fulmine mi ha fatto malissimo. Oh no, non dirmi che è davvero Herobrine. Chi? Non ho visto il messaggio. Oh, lo conosci, Herobrine? Sì, ma non ho visto il messaggio, non posso crederti così sì, a voce. Sì, aveva tipo detto una cosa. Che cosa ha detto? Ha detto tipo non hai idea di quello che hai fatto, una roba del genere. Scusami, non abbiamo soltanto messo un diamante su un coso di... appunto, cavolo. Non è che abbiamo tipo maledetto il mondo, abbiamo fatto qualcosa di strano. Non mi dire, è stato lui a rompere quelle cose allora. Ho trovato il mio colpevole, posso andare a casa. Ciao, Tigrotto, ciao. Beh, effettivamente potrebbe essere Herobrine. Oh, cavolo, Herobrine no. Aspetta, no, cosa? No, io scappo perché Herobrine... Io lo so che è una persona cattiva che fa cose cattive, uccide tutto veramente da 1 a 10. Spacca. Scusami, l'hai evocato, ma io non vedo nulla. Cioè, lo so che non vedo nulla, nemmeno io vedo nulla, però che ne so, magari, che ne sai, arriva Herobrine, già mi ha scritto amico in chat un messaggio, cavolo, e lì ci sono dei cartelli, andiamoli a leggere. Guarda online, guarda quelli online, non è possibile che ci sia Herobrine, non c'è nessuno tranne noi due. Ho un'idea, allora Valerio, ti dico io come fare, adesso sono io a capo del... ispezione dei villager. Quindi, ok, mistero risolto. Il colpevole è Herobrine. Adesso però scappiamo perché non possiamo intrappolare la leggenda signore, di Minecraft. No, allora Herobrine, dov'è Herobrine? Mi devi dire fisicamente. Ma non lo dov'è so, Herobrine? Mi è scritto in chat. Come faccio a immanettarlo senza avere... Ma non lo immanetti, ma chi te ne frega? Andiamo, ti hanno pagato, no, bravo, ok, no, andiamo non via. Mi hanno pagato, devo portare il colpevole. No, io non me ne ricordo. Questo è un bel problema. Soldi. Scusa, quanti soldi ti avevano promesso? Aspetta un attimo, questo qua mi preoccupa un po' di più. Leggi questo cartello. You will die, ok. Che vuol dire morirai? Sì, vuol dire morirai. Tu, cioè, sì. No, sei tu che hai attivato il portale, adesso sei morto. Però sei tu che hai tradotto, quindi sei tu che morirai. Mi spiace, Valerio. Vabbè, torno nel deserto di Sara, era molto meglio. No! Non c'era Herobrine. No, fermo. Allora, facciamo così. Se mi porti Herobrine, ti do la metà dei soldi. Metà dei soldi. Avevamo promesso 2000 diamanti. 2000 diamanti? Ma che campa, seriamente? Sì, perché lo sapevano che era una cosa grave. Beh, un sacco. Infatti hanno chiamato me il mastro dei detectives.
Detectives Masters. Ok, allora, dato che si tratta di così tanti diamanti, proverò ad aiutarti. Vai, vediamo un po' in giro cosa succede, vediamo, non so, vabbè, ti faccio sapere. Se succede qualcosa te lo dico. Hai un fischio? Ah, a posto. Ok, a dopo. Tanto... Ciao. Allora, vediamo un po' dove posso iniziare. Devo trovare degli indizi, qualcosa. L'assassino, che cavolo, Herobrain. Signor Lama? Ma che cavolo succede a questi lama che mi stanno sparando? Oh, ma che cavolo, ma... Ehi, ma ha gli occhi bianchi. Herobrain ha gli occhi bianchi? I lama non hanno gli occhi bianchi. Perché hanno gli occhi bianchi? Non dirmi che... Herobrain ha infettato il mondo. Tigrotto! Ehi, Tigrotto, dove ti sei cacciato questa volta? Valerio! Valerio! Tigrotto! Valerio! Tigrotto! Oh, salve, salve! Salve, hai scoperto qualcosa? Ho notato che si sono create cose strane durante questa infatti, te lo volevo dire, cavolo! E poi ci sono i lama che mi sputano in continuazione! Lama? Dove si trovano i lama? Questo qua? Sì, vedi, hanno pure gli occhi bianchi! Ciao, lama! Oh, calmati, fratello. Oh, vero, gli occhi bianchi, che schifo. Vedi? Cosa fa? È pazzo. È stranissimo. C'è qualcosa che non va. Herobrain avrà infettato il mondo, te l'avevo detto, e tu dicevi che non c'era, io lo sapevo. Oh, ma ce ne sono più di uno. Infatti. Ne ha fatti tantissimi. Oh, cavolo, anche questo... Oh, no, anche lui ha gli occhi bianchi. A proposito, hai del cibo che non riesco nemmeno a correre? Oh, certo, sì, ecco. Grazie. Ok, prego. Ok, allora, adesso dobbiamo scoprire dove si trova Herobrain. Però Vero. Prima mi dai una spada, per favore, non ho nulla. Allora, diciamo che in questi giorni di aspirante, investigatore, maestro e tutto quanto... Sì, beh, sono riuscito a farmi un paio di spade per la notte, quindi... aspetta, l'ho lasciata in cesta, un attimo, scusami. Sì, però entra oggi, se no arriva Herobrain ci uccide. Amico, dammi un attimo, frugo tra le mie cosette. Frego o frugo? Mi sa che ti sta fregando, villaggio. No, tranquillo, sta... È mio amico, si chiama Gioffredo. Sì, va tutto bene. Sì, ciao, Gioffredo. Valerio, hai per caso avuto un blocco cerebrale? E tu? Sì, arrivo, amico mio, arrivo. Tutto ok? Sì, scusami, ho avuto un attimo di... Oh, hai sicuro di stare bene? No, no, è che sei stato fermo lì per un bel po'. Era molto... Valerio! Stavo rubando. Ciao. No, vabbè, mi dai questa spada, sì o no? Ah, sì, scusami, l'ho trovata per terra. Ah, ok. Sì, proprio trovata per terra. Non è che l'hai rubata, no. Ok, no. Allora, Bra- vediamo un po'. Sì. Bene. Allora, con questa penso che tu possa difendersi dagli Herobrain. Ma non so, perché comunque è Herobrain, nel senso, quanto può essere forte, quante vite può avere, quante... Herobrain, la leggenda di Minecraft, potrebbe essere addirittura imbattibile, immortale, non lo so, può darsi. Potrebbe one-shottarti, potrebbe comparirti alle spalle e ucciderti da un momento all'altro. Appunto, il lama che continuano a sputare in una continuazione incredibile. Sì, assurdi, poi corrono come delle bestie, visto, sembra che si siano dopati, non ho capito. Sì, Valerio, qui è diventata notte quasi, siamo al tramonto. Cavolo, hai ragione, con Herobrain in giro in effetti ho un po' di paurina adesso, cosa appunto, facciamo? Appunto, ma il fatto è che ancora non l'abbiamo trovato, non si capisce più nulla, non abbiamo casa, cavolo. Là in fondo... Oh no, ho guardato l'Enderman, sono uno sciocco, sono... Scappo! Ho trovato Herobrain! Scappo! Non lo vedi, Valerio? C'è Herobrain! Mi sta uccidendo! Corri. Oh! Anch'io ne ho trovato ma due! Ma quanti ne sono? Oh, ma che sono cavolo sta succedendo? Herobrain. Ma prima non c'era niente! Che cavolo... No, non devo morire! Non posso morire! No, sono troppo giovane per morire! Scappo! Mi ucciso uno scheletro alla fine. Tigrotto, cosa è successo? Non lo so, cioè... mi sono arrampicato qui sull'albero dopo essere morto un centinaio di volte. Sono venuti tutti di botto, ma poi non è solo uno, sono tantissimi. Appunto, ma quanti Herobrain esistono? Io pensavo che ce n'era uno, la leggenda di Herobrain. Vabbè, ma guarda questo quanto corre. E c'è pure un altro Herobrain lì giù, l'avevo visto. Infatti, poi sono tutti fortissimi. Non è che, tipo, uno è fermo, uno si sta facendo cose... No, sono tutti fortissimi. Eccolo, c'è un altro lì giù, cavolo! Sono due, sono tre. Quanti ne sono? Sono tantissimi. Non lo so! Dobbiamo trovare il modo o di ucciderli o di scappare. Che poi Herobrain è alleato con tutti i mostri, quindi non ci mette nulla a ucciderci. Appunto, è impossibile, letteralmente impossibile, anche se avessimo l'armatura del diamante infinito, moriremo lo stesso, sì, assolutamente. Tu conosci allora qualche soluzione? Magari dobbiamo ucciderli tutti, magari dobbiamo...
No, però, beh, effettivamente un modo ci sarebbe. Per Ah, beh, dimmi allora. non uccidere Herobrine, perché te l'ho detto, è impossibile, ma un modo per scappare da lui per Da sempre. scappare. Ok, va dai, dimmi, dimmi. E l'unico modo è finire il video. No, aspetta.